Vi servono crediti o FIFA Points? Andate su GoFIFAcoins e con il codice HOME avrete uno sconto pazzescamente incredibile. A 2000 mi piace, il prossimo episodio. Totti diventa questa sera il giocatore con più anni a segnare in Champions League. Non è un caso, perché lo voglio dire con grande chiarezza, questo gol segnato a 38 anni in contropiede nella casa del Manchester City, la squadra che ha vinto in Inghilterra, di esterno destro, facendo il cucchiaio al portiere, dimostra una cosa. Francesco Totti è il più forte giocatore italiano di tutti i tempi. Incentrata su uno dei campioni, delle leggende che stanno ancora giocando, insomma, dei giocatori più significativi, diciamo, che ci sono al mondo, e ce l'abbiamo noi in casa, ce l'abbiamo noi in Serie A. Sto parlando di Francesco Totti, forse al suo ultimo anno qui a Roma. È stato un ultimo anno un po' difficile per lui, comunque lui ha risposto sempre sul campo quando ne ha avuto la possibilità, sempre un gran campione, campione dentro, campione fuori dallo spogliatoio e dal campo. Quindi signori, sono qui per iniziare una carriera giocatore con lui, vorrei fare una stagione. Non ha mai vinto la Champions League, sta comunque la Roma competendo per la Champions League perché è uscita sia ai preliminari, nella realtà diciamo, ma qui effettivamente partecipa ed è già stata inserita nei vari gironi. Quindi ragazzi, sono qui per fare una carriera giocatore con Totti, sarà una stagione come ho detto, poi chi lo sa. Mi raccomando, mi piace ragazzi, voglio capire se volete, se vi piace, se vi può piacere questo primo episodio, questa carriera giocatore con Totti. Quindi mi raccomando, un mi piace, cerchiamo di arrivare a 2000 mi piace, vi porto il secondo episodio. Direi di partire ragazzi, nient'altro da dire, vediamo un po'. Totti, eccolo lì, madonna, Francescone Totti.
Vediamo un po' le aspettative di questo campionato, per questa stagione, appunto. Dobbiamo soddisfare certi requisiti che ci sono stati detti, eccoli qui i nostri obiettivi. Dobbiamo, vediamo un po', obiettivi primari, dobbiamo cercare di ottenere una valutazione media in partita, in campionato, porca miseria, di 7.3 superiore, quindi non poco in realtà. Dobbiamo fare almeno 5 assist per i compagni, dobbiamo segnare almeno 13 gol in questa stagione, dobbiamo mantenere una percentuale di realizzazione di almeno il 19%. Quindi dobbiamo fare almeno un gol ogni 4 partite, perché ogni 5 sarebbe il 20%, no, ogni 5 partite. Mantiene una percentuale di realizzazione di almeno il 19%. Dovrebbe essere che dobbiamo fare almeno un gol ogni 5 partite, penso, però adesso lo scopriamo giocando, diciamo. Quindi, che dire, direi che possiamo anche iniziare. Comunque non c'è troppo da fare inizialmente come nelle carriere allenatore. Adesso ci sarà il torneo precampionato, giochiamo il torneo precampionato, così intanto capisco se vi può piacere questa carriera giocatore. Eccoci qua, Roma-Real Madrid, siamo stati inseriti nella formazione titolare, attenzione, quindi tanta roba. Noi giochiamo chiaramente con la nostra maglia di casa, Real Madrid in bianco, Gerson, El Shaarawy, Paredes, De Rossi, Nainggolan, Mario Rui, Manolas, Juan Jesus, Perez e Lobont. Qui noi controlleremo solo Totti, sarà il computer che farà il calcio al mercato, tutte queste cose qui, quindi poi magari dopo andiamo a vedere cosa ci ha comprato. Vediamo un po' Francesco De Totti, signori, già qui in allenamento, che sbaglia il primo tiro, ma perché quelli buoni li tiene in partita. Madonna, che traversa gol, pazzesca. Totti che ha un gran tiro, ragazzi, da fuori area, dentro l'area, da tutto. Madonna, che bombe che tira. Devo un attimo ambientarmi con il nuovo Francesco De Totti. Roma, Real Madrid, quindi ci siamo. Siamo pronti a giocare la nostra prima partita, non al debuttare, diciamo. Io più che altro debutto con la carriera giocatore sul mio canale, la prima carriera giocatore che porto, quindi chissà che non porti poi una mia carriera. In realtà questa visuale qui non mi piace. Perfetto, direi che adesso possiamo iniziare. Giochiamo da TT, lo ricordo. Qui dobbiamo stare attenti, è un po' come con The Journey, che dobbiamo controllare un giocatore solo, quindi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo. Madonna mia! Attenzione! Totti al limite dell'area, può far partire un mancino? Totti, eccolo lì, sempre lui, ha provato a tirare, mannaggia. Oh, Totti di testa, attenzione, allarga per El Shaarawy. Eccolo lì, Paredes. Vediamo il pallone, ci viene servito bene. El Shaarawy, eccolo qui, signori. Totti, sempre lui, controlla bene, cerca El Shaarawy, lo trova. El Shaarawy allora può avanzare. Attenzione, El Shaarawy. Madonna, viene fermato El Shaarawy. Madonna. Bravo così, recuperato il pallone. Ce l'abbiamo noi, che apertura, queste aperture di prima di Totti. Sempre lui. Che bombe. No, non perdimi il pallone però, eh. Oh, bravo. Il pallone è sempre nostro, vediamo un po'. Ok, ce l'ha lì. No, che sfiga, madonna. Eccolo qui, Totti per El Shaarawy. Mamma mia, che palla, che apertura, bellissimo questo passaggio. Attenzione, El Shaarawy viene fermato da, penso, Carvajal. Ok, sono qui. Totti riesce a girarsi, arbitro, mannaggia, vediamo un po', eccolo lì, El Shaarawy, poggiati qui, bomber, Totti, riesce a girarsi la bomba, mamma mia, sono riuscito a tirare, 6.5, grandissimi, vediamo un po' se ci viene dato il pallone, sono qui, perché Totti c'è un buon tiro, sia di destro che di sinistro, no, stavo dicendo non devo fare l'individualista, ho sbagliato tutto, attenzione allora, riparte CR7, occhio il pallone qui dentro per Gareth Bale. Non dobbiamo prendere gol, perché se prendiamo un gol è nettamente colpa mia. Ma non puoi steccare in questo modo, sei un cazzo di cane, dai. Juan Jesus, ti prego, espellilo. Ma no, cioè, ho capito che ho sbagliato il passaggio, ma non puoi fare delle cose del genere. Cioè, lo stecca in aria proprio, è andato tranquillo, no? Sulle caviglie, il pallone è fermo. Troglodito, madonna mia. Speriamo che la pari Lobont contro CR7. Attenzione, Lobont, gol. Ma dai, è ovvio, gol. Ok, questo insegna tanto, questa è un'amichevole per carità, però insegna il fatto che non si può sbagliare niente, cioè il passaggio, non bisogna sbagliare un cazzo perché contropiedi poi per il gol. Soprattutto siamo stati sostituiti, simuliamo il resto della partita, facciamo gli allenamenti, ragazzi, allenamenti, dobbiamo allenare Totti, simuliamo tutto quanto, vediamo un po' gli allenamenti col Francesco Netotti che ha una certa età, giustamente, vediamo un po', beh dai, neanche male. Non so quanto potremo salire di overall, come dicevo prima, nelle statistiche. Comunque vediamo come va. Andiamo a giocarci anche questa partita, ragazzi. Altra partita di
di amichevoli, insomma, siamo sempre titolari, guardate già lì però la barretta rispetto agli altri giocatori, vabbè che tipo De Rossi e Paredes erano, hanno giocato anche la partita scorsa, però chiaramente Totti ha una certa età e non può tenere tutte queste gare. Altra amichevole ragazzi, altra amichevole, con scorso episodio siamo usciti con un bel 6,5, adesso giochiamo con l'Independiente, squadra argentina dovrebbe essere. Totti, lo scambio buono qui, attenzione, mamma mia, Francesco De Totti potrebbe liberarsi, tirare, attenzione, siamo caduti, niente calcio di punizione, porca miseria, fai girare il pallone, cazzo, ma ho tirato anche bene, cazzo vuoi. Francescone Totti, mamma mia signori Totti, attenzione, allora potrebbe girare il pallone dall'altra parte, aspetta, l'inserimento buono, eccolo qui, attenzione, potrebbero metterla in mezzo adesso, il tiro, è lì il pallone, Totti, Francesco Totti, mamma mia, che va a esultare dai suoi tifosi come fa sempre, grandissimo Francescone Totti, subito così, che festeggia con Perotti e gli altri compagni, guardate lì, tutti che lo abbracciano signori, tutti che sanno chi è Francesco Totti, lo stadio in piedi ad applaudirlo, pallone che gli arriva lì, bellissimo l'assist, poi col mancino, non sbaglia, da 2 metri, il fiuto del gol, il numero 10, il capitano Francesco Totti. Ok, eccoci qua, col tacco, mamma mia, attenzione, madonna no, era partita la bomba, dopo il passaggio col tacco lì, ok eccoci qui, pallone recuperato, attenzione, Totti può partire il destro, parata del portiere, mamma mia che bombe Totti signori, pallone recuperato, ok buono lo scambio qui, facciamo girare questo pallone, ma che scambi signori, attenzione, ripartiamo, ma che girata di palla col mancino, bravissimo Totti che è bravissimo di destro, di sinistro, tutto quello che volete ragazzi, attenzione qui all'indietro, dammela qui, ok? Totti col destro deviato, che sfiga! Voglio vedere la bomba che va all'incrocio io. Rimessa laterale, speriamo non ci cambino adesso che siamo in zona. Ho visto Totti andare verso la panchina. E infatti, simuliamo il resto della partita. Sì, simuliamo, è entrato Dzeko al nostro posto, visto? Buono così per ora, qui abbiamo preso più di 7,5 mi sembra, 7,8, non mi ricordo. Comunque tanta roba, ottimo risultato direi assolutamente. Per ora stiamo giocando bene. Almeno nella prima partita ci siamo immessi, diciamo, poi comunque giocavamo con il Real Madrid. Vediamo un po', per il club della nazionale, so che il momento per sé tutti per squadra, in qualità di tuo agente ti ricordi che essere convocato per la nazionale Italia è fondamentale per continuare a crescere, diventare una vera leggenda. Non so se riusciremo a trovare spazio per la nazionale, ma noi chiaramente ci proveremo. Vediamo un po' questa partita, giochiamo sempre titolari, fantastico ragazzi, finché ci fanno giocare titolari. Tanta roba. Altra amichevole, l'ultima del girone, poi chi lo sa se passiamo in semifinale, se andiamo in finale o altro, contro il Cruzeiro. Cerchiamo di utilizzare bene le forze, perché comunque, come dicevo, Totti non è giovanissimo e quindi ha anche meno autonomia, se vogliamo chiamarla così, meno resistenza. Che pallone recuperato, intanto attenzione qui, nello spazio, vediamo un po'. Ok, attenzione. Totti potrebbe fare il cross dentro, lo effettua. Madonna, perdiamo il pallone, mannaggia, poteva essere una buona occasione per tirare una bomba. Francescone Totti, signori, cioè va in difesa, recupera il pallone e poi riparte. Cioè ditemi voi quanti giocatori lo sanno ancora fare a questa età. Veramente assurdo. Vediamo se riusciamo ad andare al tiro stavolta. Dentro l'area, la bomba, il pallone lì. Ma andiamo, il vantaggio subito così. Ci mette il guizzo vincente, forse Paredes. Vediamo un po'. Numero 5, scusate non sono espertissimo dei numeri della Roma, però qui Totti, guardateli come si è girato bene la bomba, forse era meglio passargliela subito così ci dava anche l'assist, bisogna ragionare un po' di intelligenza, proprio Paredes infatti, grandissimo che ci ha messo il guizzo dopo la bomba di Totti. Il pallone recuperato, abbiamo provato, madonna mia, no l'ultimo, se prendevamo anche l'ultimo andavamo in porta. Il pallone recuperato, attenzione, Sala, ha una prateria per lui. Attenzione, dall'altra parte, girato il pallone. Che spettacolo. Ho provato a sfondare tutto quanto. Il pallone lanciato su, attenzione. Ok, Totti recupera bene. Bravo Totti, come gestisce questo pallone. Attenzione. Madonna, ci poteva servire lì, porca miseria. Col mancino Totti. Madonna, l'avevo visto in porta. Si è anche scaricata la fotocamera. Madonna, che bomba. Non arrenderti, è venuto fuori non arrenderti. Siamo stati sostituiti, non ci arrendiamo, ma siamo stati sostituiti.
Buono così però, ottimo, anzi non buono, ottimo. Piano piano comunque qualcosina avanza, ho visto, quindi comunque c'è qualcosa che avanza, mi sa che abbiamo passato il turno, siamo andati in semifinale, vediamo un po', dovrebbe essere la semifinale questa perché abbiamo giocato 3 partite, vediamo un po' stagione, infatti semifinale questa contro il Siviglia che giocheremo nel prossimo episodio, mi raccomando ragazzi, quindi un mi piace, 2000 mi piace, se avete consigli da darmi fatemi sapere qui sotto nei commenti, in descrizione Facebook, Instagram, sito di crediti e se volete comprare le maglie di Cash Show appunto le trovate sempre lì in descrizione, grazie del supporto come sempre ragazzi e noi ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.